Buongiorno, oggi ci troviamo nella cornice del castello sforzesco di Vigevano, ecco qua, vediamo che c'è anche la torre del Bramante, per cominciare le lezioni di letteratura italiana. Anche se qui siamo in pieno Rinascimento e oggi parleremo delle origini, mi sembrava una location adatta. Allora, la lezione di oggi riguarda dei frammenti, e i frammenti che però hanno un loro interesse perché ci fanno capire come la lingua nasce e come la lingua italiana sia, come tutte le lingue, sia profondamente legata al dialetto. Ora, come nasce la lingua italiana? Partiamo dal latino, che non è quello. Esistono due latini, esistevano due latini già in epoca classica, quello scritto dai Cicerone, dai Giulio Cesare, dai grandi avvocati, da Virgilio, dai grandi avvocati, dai grandi poeti, dai grandi scrittori, quello aulico, e poi esisteva un latino più vicino allo slang, quello usato dai poeti come Catullo. Catullo, ad esempio, usava spesso termini di quello che oggi definiremmo slang, in latino classico, in latino alto, in latino aulico. Per esempio, bello, si dice pulcher. In alcune poesie Catullo usa la parola bellus, che è slang, che è poi quello che è passato nella nostra lingua. Più andiamo avanti nei secoli, più andiamo avanti verso la caduta dell'impero romano, verso le invasioni barbariche che imbastardiscono la nostra lingua, soprattutto dopo la caduta dell'impero romano, quando popolazioni germaniche si mischieranno con le nostre, nasce il cosiddetto volgare. I chierici, i preti, i sacerdoti, gli uomini di chiesa, cioè quegli unici che potevano avere davvero una cultura, scrivevano, parlavano ancora il latino. La gente comune parlava il cosiddetto volgare, cioè la lingua del volgo, la lingua del popolo. Da noi volgare vuol dire parolacce, cazzo e queste cose qua. All'epoca voleva dire semplicemente la lingua del volgo, la lingua del popolo, che era mista anche con espressioni germaniche, parole germaniche. Allora, che non erano ovviamente parole che riguardavano il mondo della cultura, della filosofia, spesso riguardavano il mondo della guerra, delle mazzate. Per esempio, guerra è una parola longobarda, in latino era bellum, spaccare, zuffa, rissa. Tutte le parole delle botte da orbi arrivavano da questi barbari che calavano dal nord. Oggi l'immigrazione ce l'abbiamo da sud, all'epoca ce l'avevano da nord. Magari un giorno il nostro volgare sarà misto all'arabo, per via delle mescolanze, anche se abbiamo già molte parole derivate dall'arabo. All'epoca invece arrivavano dalle lingue germaniche del nord. Passiamo quindi ai primi documenti della lingua volgare. La lingua tedesca e la lingua francese hanno un documento ufficiale come primo documento, come prima testimonianza scritta della loro lingua, i cosiddetti giuramenti di Strasburgo dell'842, fatti tra il re francese Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico. Come al solito, questi iniziano più in grande, più con documenti ufficiali tra re, tra principi. La lingua italiana, forse, inizia in maniera un po' meno aulica. L'indovinello veronese, che precede i giuramenti di Strasburgo, è italiano o è latino? Perché è ancora un mix. Questo piccolo documento, questo piccolo indovinello scritto per scherzo da un monaco, un foglietto, si sente che non è più latino, si sente che non è ancora italiano, chissà cos'è. Vediamolo un po'. Separe babeves.
Alba Prataglia Araba Negro Semen Seminaba. Siamo ancora lì, tra l'italiano e il latino. Cosa sono questi buoi, questo seme nero? Vabbè, il monaco si riferisce alla scrittura Separe Baboves. I buoi sono le dita della mano che tengono la piuma d'oca che scrive. Negro semen seminaba, alba prataglia araba. I prati bianchi, araba i prati bianchi, cioè il foglio scritto, e seminava un seme nero. È un indovinello, uno scherzo. Iniziamo subito con uno scherzo, la nostra letteratura. Ma non è ancora detto che si tratti propriamente di volgare italiano. Di un volgare italiano, perché ce ne sono tanti, e noi parliamo il fiorentino, ma lo spiegherò, perché è ancora molto simile al latino, troppo simile al latino. Dobbiamo fare un salto di circa un secolo dopo, nel 960, per trovare i cosiddetti Placiti Cassinesi, e qui siamo sicuri che si tratti di un volgare italiano. Chi ha fatto la scuola li conosce, Sauco, che le terre perché le fini li possette parte Sancti Benedicti. Fondamentalmente è un documento che riguarda una contesa su alcuni terreni che erano stati depredati dai pirati saraceni. Ricordiamo che all'epoca l'Italia era un porto, come sempre è stato un po' però era un porto di mare, arrivavano anche i saraceni, saccheggiavano e avevano distrutto dei monasteri nella zona di Capua, infatti si chiamano anche Placiti Capuani. C'è tutto il documento in latino e poi c'è questa piccola postilla che dice che quelle terre, no, sono dei monaci a cui sono, perché altra gente se ne era impossessata ovviamente, no, quelle terre sono dei monaci. Come sempre i monaci sapevano come mettere le mani sulle terre, mettiamola così. La Chiesa è sempre stata molto, è sempre stata una potenza, lo sappiamo. Comunque questo è fondamentalmente il primo vero documento in lingua volgare, 960-963. Ed è, cos'è? È Placiti Cassinesi, è quasi una postilla, è quasi una scrittura per far capire a dei non chierici, che i monaci ovviamente il latino lo sapevano, lo ricopiavano, ci hanno tramandato tutta la letteratura latina classica, i monaci benedettini, Sancti Benedicti. Doveva far capire a dei non chierici che parlavano ormai un misto, non era più latino, era un dialetto misto di latino, misto di altre influenze. E non lo capivano più, non lo capivano più. Dovevano far capire a questa gente il senso che, gente, sì, sono arrivati i pirati, hanno fregato le terre, ma quelle terre sono Sancti Benedicti. Sancti Benedicti è l'unica parte in genitivo, l'unica parte in latino, guarda caso. Altro documento interessantissimo, secondo me forse più interessante dal punto di vista linguistico anche dei Placiti Cassinesi, è la postilla Amiatina. La postilla Amiatina riguarda sempre una roba che riguarda un monastero, un notaio, tale Rainerio, stila un atto che stabilisce una donazione da parte di una coppia di coniugi a un monastero sul monte Amiata, per questo è la postilla amiatina. L'atto ovviamente dal notaio è redatto in latino, ma c'è questa postilla che dice che informa di chi è l'atto,
ista cartula est decaput coctu. Anche qui siamo ancora a metà tra il latino e l'italiano, si sentono ancora delle cose latine, ma la cosa interessante è questo caput coctu, che è una cosa che è rimasta nella nostra cultura, nei nostri dialetti, il capocotto, cioè il coniuge che in latino è indicato col nome reale, è indicato col soprannome. Soprannome in realtà in Italia, il soprannome che si dà alla persona è qualcosa che arriva anche dagli antichi romani, il famoso terzo nome, il cognomen in latino è soprannome, che si dava, che avevano i patrizi romani, era un soprannome tipo Cicero, erano anche soprannomi ridicoli, tipo Cicerone, Cicero vuol dire cece, perché un antenato di Cicerone c'aveva un bozzo a forma di cece. È proprio tipico delle società contadine, come era anche quella romana artagaica, dare questi soprannomi qui. Caput coctu, testa calda. Caput coctu è testa calda, viene chiamato testa calda ufficialmente da un notaio. Ille adiuvet de illo rebottu, roba che per noi è quasi incomprensibile, lo aiuti da quel rebottu ribaldo. E anche qui è un ribaldo, è un termine non latino ma di derivazione germanica, rebottu, il ribaldo, il cattivo, il maligno per antonomasia, il diavolo, lo aiuti dal diavolo, qui mal consiglio li mise in corpo, che gli mise in corpo un cattivo consiglio, cioè dona ai frati che te liberi dal diavolo. Qui Marco, anche qui si sente la vena popolaresca, la nostra letteratura resta popolaresca, quella francese e quella tedesca cominciano dai giuramenti di Strasburgo, sono subito letterature alte con i poemi epici, con la chanson de Roland, con i poemi cavallereschi. Da noi c'è sempre quella vena popolaresca che troveremo anche in Dante, soprattutto nell'Inferno, il caput coctu, il capocotto. Ancora più popolaresco lo vediamo in una chiesa, addirittura in una chiesa, che è la chiesa di San Clemente a Roma in Vaticano. Qui abbiamo uno dei primi fumetti della storia moderna che rappresenta la Passio di San Clemente. Il senatore Sisinio ordina ai suoi servi, cioè questo affresco, è un affresco proprio, dove il senatore romano Sisinio ordina ai suoi servi, ai suoi schiavi, di portare via il cristiano Clemente. Loro, invece di portare via il santo, cercano di portarvi una colonna, si vede. E i personaggi parlano. San Clemente, che è il santo, è il buono, parla un latino classico. Durizian, vestri, cordes, non stiamo lì. Il senatore, che nella realtà avrà parlato anche lui un latino classico, forse anche più corretto di quello di San Clemente, però il senatore, che è il cattivo, è della storia, parla in volgare, e parla veramente volgare, anche come lo intendiamo noi oggi. Cosa dice? Traite, figli delle pute, figli di puttana. Questo in una chiesa, oggi crederebbero allo scandalo se facessero una cosa simile in una chiesa. All'epoca era normale, perché le chiese erano sì luoghi sacri, ma erano dei porti, erano veramente le case di tutti, erano luoghi vivi davvero, e c'era anche questo. Il fumetto, la Biblia Pauperum, non è neanche l'unico fumetto che abbiamo. Alla chiesa di San Marco abbiamo un altro tipo di fumetto più tardo, in cui si racconta il trafugamento del corpo di San Marco da parte di due 007 veneziani mandati in Egitto, che nascosero il corpo di San Marco sotto quarti di maiale per farlo passare alla dogana. Il doganiere musulmano non avrebbe mai toccato i quarti di maiale, e si vede proprio su una parte della volta della basilica di San Marco questo doganiere che inorridito dice in arabo, perfetto, Khanzir, maiale, e non lo vuole toccare.
Quindi il fumetto ha una storia antica. Era la cosiddetta Bibbia Pauperum, la Bibbia dei poveri, o le storie raccontate ai poveri, a figure con poche parole, a volte con qualche parola, qualche fumetto, e in maniera viva, molto viva. Per questo, anche per questo, non sono da... Questi documenti arcaici sono molto interessanti e molto moderni, forse perché in epoca moderna stiamo attraversando ora ancora un momento di passaggio tra la nostra civiltà e un'altra civiltà che sarà un misto, che ancora non vediamo. E ci sono questi documenti in slang, oggi lo chiameremo proprio slang, anche se all'epoca lo si chiamava volgare, che sono vivi, non sono ancora mummificati in una letteratura, e non lo sarà nemmeno Dante, sebbene Dante forma una letteratura. Ma c'è ancora questa vivacità popolaresca che è proprio tipica della nostra letteratura, però che sia spiegata sempre in maniera paludata, perché è, sin dal Medioevo, una delle letterature più popolari d'Europa, molto più della francese, molto più della tedesca. Spero vi sia piaciuta la prima lezione. Chiudiamo qui, che anche in castello abbiamo le nostre iscrizioni di San Clemente, qui a Vigevano. Guardate che bello, questo è già Rinascimento puro, quando siamo tutti paludati, 1492, Ludovico il Moro. Se vi piace lasciate il like, iscrivetevi, la campanella, ormai ho imparato anch'io come si fa. Spero comunque che gradiate queste lezioni, che... e spero di essere anche piacevole. Non le prime volte, mi devo un attimo perfezionare. Un saluto a tutti.